Rinforzare i controlli sulle armi da fuoco. L'amministrazione statunitense ci riprova adesso che il secondo mandato Obama è agli sgoccioli e il presidente ha dunque le mani più libere. Malgrado l'ostilità del Congresso, che impedirebbe l'approvazione di qualunque misura, l'inquilino della Casa Bianca ha forse trovato il modo di aggirare la maggioranza parlamentare repubblicana utilizzando i suoi poteri esecutivi. Concretamente, il pacchetto di misure dovrebbe essere annunciato nella giornata di oggi. Anche se questi provvedimenti non impediranno tutti i crimini violenti, non eviteranno tutte le stragi, non strapperanno via ogni pistola dalle mani dei criminali, potenzialmente potranno salvare vite umane in questo paese e risparmiare un po' di dolore e di lutti ad altre famiglie, dopo che tante hanno già sofferto. Negli Stati Uniti ci sono più armi che persone. Secondo i dati del Congresso, nel paese circolerebbero 357 milioni di armi da fuoco per una popolazione di meno di 319 milioni di abitanti.